Allora, siamo con Katia Basso della Filt CGL, sindacato che sta seguendo la questione delle centrali miste licenziate dalla cooperativa Radio Taxi. Davanti alla stazione sta avendo luogo un'iniziativa di sensibilizzazione. Di cosa si tratta? Si tratta del licenziamento di 5 donne che hanno lavorato 20 anni, una media di 20 anni, chi 30, chi 15, che rispondevano al telefono proprio per questa cooperativa Radio Taxi di Padova. La Corapa, quella storica che ha 50 anni di storia. Ci sono persone che lavorano da 30 anni e sono state licenziate con una raccomandata arrivata giovedì per venerdì stare a casa. Dopo mesi di trattativa, dopo un incontro fatto con il sindaco un mese prima, al quale ci siamo lasciati che provavamo a trovare altre soluzioni, perché per provare a studiare una salvaguardia occupazionale, per provare a studiare una crescita della stessa cooperativa. Invece no, la scelta è stata quella di tagliare tutto, buttarle per strada dopo 20 anni che lavorano e poi si fermano per i propri interessi, perché c'è un problema di licenze, giusto, però non è corretto che per loro si fermano, però dall'altra parte mi lasciano a casa 5 persone. È una cosa indegna questa cosa. Per cui non è corretto, è vergognoso che una cooperativa che ha carattere mutualistico, quindi dovrebbe salvaguardare, le lascia a casa così. Dopo un incontro con il sindaco dove ci siamo lasciati, ci vediamo dopo le elezioni, proviamo a trovare le soluzioni, e loro cosa fanno? Le lasciano a casa. Le lasciano a casa e in più lo stesso giorno riaprono un nuovo servizio che è il servizio aeroportuale. Per cui con l'implementazione del lavoro mi lasciano a casa 5 persone per far sì che non è che non rispondono più al telefono, no, hanno fatto fino all'altro ieri il servizio in collaborazione con Mestre e adesso sono a casa questo per darlo tutto a Mestre, quindi i tassisti pagano un altro servizio a Mestre. E perché? Perché non hanno voluto provare a trovare una soluzione. Ci hanno chiesto un risparmio prima di 10.000 euro all'anno, che era improponibile, però ne abbiamo detto ok, condividiamo un percorso, cerchiamo le soluzioni, cerchiamo le alternative. Invece no, la risposta è da domani mattina a casa.